Programma di concerti intenso per la Riccitelli, si comincia a parlare. Questo poi all'interno di Teramo Natura Indomita, cioè mercoledì 19 luglio, Stefano Bollani. Sì, oggi ringraziamo la Riccitelli che ci permette di continuare questa collaborazione. In particolar modo oggi ci siamo concentrati su questo grandissimo evento che è quello di Stefano Bollani che si terrà in Piazza Martiri il 19 di luglio. È chiaro che Teramo Natura Indomita inizia per quanto riguarda il mese di luglio già con la Coppa Interamnia, già col concerto di Federica e Serena che si terrà al Parco Fluviale. Quindi iniziamo questo percorso soprattutto sul mese di luglio e poi successivamente verranno presentati anche gli eventi di agosto perché le elezioni hanno chiaramente ritardato leggermente la programmazione. Però stiamo lavorando e questo primo evento in qualche modo dà il là, soprattutto anche ci fa capire anche quale sarà la qualità di quest'anno di Teramo Natura Indomita che ha l'obiettivo di continuare a crescere. Abbiamo avuto 5 anni incredibili con il Natale della Mano e Teramo Natura Indomita, ma l'obiettivo di questa amministrazione è di continuare a crescere. C'è qualche nome già comunque nel parterre, magari si sta contattando, c'è qualcosa che si può dire già? Ma anche la Coppa Interamnia nel cinquantennale avrà dei nomi importanti, adesso verranno svelati la prossima settimana nella conferenza stampa di presentazione, però comunque stiamo lavorando in maniera, anche con il comitato che si è costituito, in maniera anche da poter offrire alla città dei momenti alti, quindi di musica, di spettacoli di vario genere, quindi sarà un luglio da ricordare, davvero. L'obiettivo è di migliorare appunto i numeri dello scorso anno. L'obiettivo è sempre quello di crescere. È chiaro che in qualche modo le elezioni non permettono, no? Anche le approvazioni, tutti i passaggi amministrativi non permettono di essere, diciamo, con i tempi, gli stessi tempi dello scorso anno. Quindi dobbiamo chiaramente accelerare, lo stiamo facendo, c'è un intenso lavoro con tutte le associazioni di questa città, ma l'obiettivo è sicuramente quello di crescere.